Buonasera e benvenuti a San Siro, si chiude questa lunga giornata di calcio con Milan-Lecce, vediamo subito le formazioni. Buonasera da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Le formazioni, cominciamo con il Lecce che si schiera con un 4-4-1, ha detto che giocherà con la linea centrale, c'è stato taglio di Pato, visto in profondità, Pato la mette giù, Inzaghi! E palla sul fondo, la prima occasione per il Milan al sesto minuto. Avevo appena finito di dirlo, il Milan deve cercare anche con questi cambi di gioco, allargare la difesa, dilatare la difesa del Lecce, qui... Era in fuori gioco, anche in diretta aveva avuto questa. Allora Giacomazzi con Angelo che è andato dentro, manca Tiripocchi, grande sinistra al volo del tir, palla sul fondo non di molto. Ancora Jankulowski, va via Jankulowski, cerca il pallone per Kakà, limite Kakà con il destro, riesce a trovare la porta, calciato un po' fuori equilibrio. Qui il Milan ha avuto pazienza, Fabio, nel far girare il pallone per poi trovare questa palla in imbucata centrale per Kakà che scivola sul suo tentativo a giro sulla copertura di Angelo. Il raddoppio Polenghi, il traversone con il destro, secondo palo, Inzaghi, c'era anche Pato che stava per arrivare, è riuscito a intervenire Ariatti, credo, a mettere in calcio d'angolo. Sì, in mezzo due si è trovato Ariatti, però insomma ha fatto una diagonale di... Rischia Pato sull'attacco di Giacomazzi, si libera poi con il destro, grandissima conclusione di Pato con Benussi che vola e accompagna il pallone sul fondo. È l'uomo più pericoloso per il Milan perché questa conclusione da si fa portare via il pallone, Sedo per Pato, va in velocità su Fabiano Pato, prova ad accelerare Pato, va in copertura Esposito, Pato ancora davanti sul fondo, c'era Inzaghi solo davanti alla porta. Cosa ti dico, quando parte da sinistra Fabio, da sinistra è devastante, poi egoista perché qui deve mettere la palla con l'esterno destro, semplice per Inzaghi e il Milan va in vantaggio, ma Pato quando parte da quella parte non lo prendi mai. Perché poi hai visto quei tre passi per anticipare Esposito? Una... Si è rimesso il sopra della tuta Ronaldinho, adesso bisogna capire se si è riscaldato perché... La facile però fa fatica il Milan, si crea ogni tanto delle situazioni quando va ad accelerare. Aveva anticipato Beppe, 4-2-3-1, Kakà va a fare il trequartista, Ronaldinho prende il centro-sinistra, credo, Pato il centro-destra, viceversa, calma. Già pronto? Lui voleva rientrare oggi praticamente. Mi hanno detto calma, aspettiamo ancora, ci sarà da aspettare qualche settimana. Mi sa Giacomazzi chiamano avanti Vives. Ronaldinho riporta via il pallone. Da Senderos a Inzaghi c'erano 70 metri di campo. Ronaldinho prova a tagliare in verticale. Kakà. Tacco per Ronaldinho che accelera. Non look di Ronaldinho a cercare Inzaghi. Benussi in fallo. Imbucata veramente da una palla giocata meglio da Ronaldinho. Ha fatto il no look, solo che poi il no look non ha più trovato il pallone. Il traversone per Pato e Inzaghi non arriva sotto porta. Credo che Inzaghi fosse in fuorigioco. Penso anch'io, ma ancora una volta vedi Pato quando si trova in questa zona di campo. Ronaldinho. Dentro si trova lì ai 16 metri. Sì, perché Pato non è più largo a destra ma è andato vicino ad Inzaghi a far la punta. E poi c'è Ronaldinho che fa movimento, ancora in verticale Ronaldinho. Va via Ronaldinho, Giacomazzi con un fallo, si prosegue per il vantaggio, ancora Ronaldinho. Cerca l'apertura su Jankulowski, palla sul fondo, però ha dato un po' di vivacità a Ronaldinho. Sì, qualche spunto, però io da Ronaldinho mi aspetto sempre qualcosa di più, Fabio, insomma. Tempo 0-0. Angelo, attraversone, secondo palo, attenzione a Munari che stacca, Dida. Può diventare pericoloso perché sugli esterni è gente che a gamba, molto bravo andare a prendere la posizione di Polenghi. Angelo contro Ronaldinho, l'aggancio di Ronaldinho, splendido, ancora Ronaldinho, uno contro uno, su Angelo. Ronaldinho lo sfida, poi cerca, Pato la mette giù, Pato sinistro! E c'è una ribattuta, Kakà si arrabbia molto, aveva ragione, era rimorchio perfetto per Pato che doveva dargliela. Sì, le migliori occasioni le ha avute Pato, quella nel primo tempo dove non ha dato la palla di Inzaghi, il colpo di testa molto vicino. Colpo di testa di Inzaghi, Benussi in calcio d'angolo. Ronaldinho. Flamini. Parte da fermo Ronaldinho. Poi trova ancora Kakà, sovrapposizione Jankulowski, il traversone è Zaghi, non si accorge che sta arrivando Tiribocchi, se ne accorge all'ultimo momento, Ronaldinho va via al primo, non al 22esimo. Ronaldinho, arriva ancora Jankulowski, fa movimento Kakà che sta crescendo nella ripresa, Ronaldinho, Pato, arriva Benussi, Ronaldinho, Benussi è fuori, Ronaldinho cerca il golasso e non trova la palla.
Lecce va in difficoltà quando cerca di tenere la difesa alta, che si muovono molto bene sulla linea sia Pato che Inzaghi. Pato da sinistra, Pato in area di rigore, Pato ancora, cerca Ronaldinho, Giacomo Marolenghi, Kakà vuole rientrare, ancora Kakà, arriva Jankulowski, Kakà era riuscito a liberarsi per la conclusione, si arrabbia un po' Jankulowski che era passato, lo vedete passare, a quel punto era da Jankulowski, ancora per Kakà, prova di nuovo a partire Kakà, Marolenghi dritto sull'uomo, giallo. Con Flamini, poi Pato, Pirlo fuori per la ribattuta, batte male Ronaldinho, Penussi a rimbalzare per provare a controllare, Ronaldinho attaccato da Angelo, riesce a portargli via il pallone Ronaldinho, ancora Pato, prova a rientrare, Pato sinistro e Penussi la mette in calcio d'angolo con un guizzo, non dà calcio d'angolo e guardaline, secondo me, io ho sentito anche il rumore, secondo me calcio d'angolo, infatti Farina cambia la decisione e guarda ad andare via Jankulowski in maniera regolare, allora c'è Ronaldinho, Jankulowski accompagna a sinistra, Ronaldinho prova a partire, Vives lo contiene con un fallo, calcio di punizione per il Milan. Non si è fatto saltare Vives perché altrimenti avrebbe premuto gli avversari, ancora Pato, sicuramente il più pericoloso del Milan, accelera, ancora Pato, va via con un prodigio, Pato in area di rigore, Pato ancora, insiste! E poi è calcio d'angolo, ma si dispera Kakà che voleva il passaggio. Però che ha fatto qui? Come è andato via? Senza neanche toccarla. Non ha cambiato ancora nulla. Tutti stanno ancora molto bene. Stanno bene sul campo. Ronaldinho, Zambrotta. Ronaldinho. Cerca Pato con un pallone splendido. Pato il controllo di petto. Forse con un braccio. Poi in area di rigore si gira. Cerca la conclusione. Ha una certa tendenza a non passarla mai stasera. Se lui va ad anticipare con il colpo di testa, sì, può servire sia Inzaghi. E poi c'è la fallo di mano, tra l'altro. Sicuro. Esatto, però e poteva. Ronaldinho, era splendido il pallone di Ronaldinho di prima. Chiuso Giacomazzi. Pato con il tacco, Flamini con il destro. Avete visto De Canio soffrire. Pirlo, Ronaldinho. Il doppio del possesso palla del Milan. Tutto all'indietro il Lecce adesso nel finale. Ronaldinho in mezzo a due, chiuso da Aria. Grande palla gol per il Lecce, però la palla arriva lì e ancora Tiribocchi che rischia di trovare la girata vincente. Ma Ronaldinho si è spostato su sta palla, era lui sul vertice dell'area piccola, l'ha lasciata passare. Ronaldinho prova a girarsi, Ronaldinho. Ronaldinho prova ad accelerare, Ronaldinho ancora. In mezzo a due, calcio di punizione per il Milan. Ronaldinho che si arrabbia. Un calcio di punizione da buona posizione per il Milan. Da barriera. Qua Ronaldinho trova solo barriera. Era molto vicino, sì. Ha ragione. Cioè non so forse si è visto un fallo di mano. Vediamo se giallo per Caserta. Perché calcio d'angolo per il Milan. Pirlo, Sheva, non arriva, arriva Senderos e mette fuori veramente Benussi, non si fa ingannare, copre il suo palo e la mette in calcio d'angolo. Pirlo, grande mucchio in aria, Senderos con il Digno, 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 il gol è di Ronaldinho secondo me. Sì, però il merito di Senderos. Sì. Perché è l'unico che ha l'elevazione, la forza fisica per poter staccare in mezzo ai difensori centrali del Lecce che hanno fatto una partita straordinaria e vengono puniti proprio nel tempo di recupero. Se non sbaglio, colpo di testa di Senderos sulla testa di Ronaldinho, la palla si alza, la tocca a Benussi ma non riesce a tenerla. Tocco per Sheva, non riesce a liberarsi per la conclusione Shevchenko, ricomincia da Jankulowski, Ronaldinho, giocata per Sheva, va via Shevchenko, riesce a metterla in mezzo, super Pippo Inzaghi, 2-0. Appena si sono aperti un po' gli spazi, questa squadra poi diventa devastante quando ha spazio per poter attaccare, però quando è tutto chiuso fa fatica, e qui trova il gol ancora una volta con Inzaghi, ha postato sempre molto bene sul secondo palo a trovare ancora l'ennesimo gol e poi Grappi.
cede nel finale dunque il Lecce. Attenzione, l'arbitro dice che può bastare, manda tutti sotto la doccia. Milan nel finale con i denti batte Lecce 2-0, gol di Ronaldinho a metà con Senderos e Inzaghi, super spettacolo.